Ben ritrovati a tutti i nostri ascoltatori, siamo sempre su Live Social, le frequenze sono quelle di Radio Roma Capitale, insieme ai nostri hashtag, interviste e storie, presso i quali potete poi vedere e trovare tutte le interviste dei nostri ospiti. Quest'oggi una piccola pillola dedicata alla medicina, lo facciamo con il mio ospite, il dentista Alessio De Benedictis, ben trovato. Buongiorno a tutti. Allora, iniziamo un po' a parlare di quello che è il tuo studio, quindi lo studio De Benedictis. Intanto volevo chiederti, prima di iniziare, quando nasce? È nato tanto tempo fa, perché mio padre prima di me era dentista e io ho seguito le sue orme, seguendo prima medicina e poi ancora odontoiatria, quindi un percorso lungo. Un percorso abbastanza lungo e tortuoso, diciamo. Ok, allora parliamo un po' di quello che è l'argomento poi per l'appunto di oggi, quindi parliamo di faccette dentali, precisamente quelle in ceramica. Esatto, perché esistono di due tipi, quelle in ceramica e quelle in resina composita. Quelle in ceramica sono quelle di qualità più pregiata, ovviamente, e per tutti quelli che vogliono cambiare la forma, il colore o allineare anche i denti, è un'ottima soluzione. Ok, allora inizierei poi ad entrare precisamente a parlare di queste faccette in ceramica, ovvero la prima domanda che ti volevo fare è: quali sono i benefici che apportano? Il beneficio è un beneficio anche psicologico, perché c'è chi non si vede bene con il proprio sorriso, ha bisogno di un restauro, pensa che vuole migliorarsi, a quel punto puoi scegliere per delle faccette in ceramica. Oppure se hai problemi tipo anche un dente mancante, a quel punto puoi pensare di coprirlo anche con delle faccette che portano insieme un dente. Oppure anche per allineare, se hai un dente storto, in questo modo anche un po' limandolo e poggiando sopra questa faccetta che è una ceramica sottilissima, si può cambiare anche la forma del dente, un po' camuffando. Quindi sicuramente ha tanti benefici. Ha tantissimi benefici, e con le nuove faccette non c'è neanche quasi più bisogno di limare i denti. Prima, una volta andavano limati, adesso invece vengono solo poggiati sopra, perché sono come dei gusci vuoti e sono cementati, quindi non c'è poi il rischio del distacco che la gente, ecco, teme. A tal proposito volevo chiederti: quanto dura questo tipo di trattamento, ovvero per quanto tempo poi io posso tenerle in bocca queste faccette senza fare altri interventi? No, dal momento in cui vengono cementate, noi siamo dei cementi appositi che possono reggere anche per tutta la vita, non c'è questo problema. Quando invece erano iniziate nel 1930 a Hollywood, queste erano soltanto poggiate sopra i denti e messe con quello che praticamente è una gomma per dentiere, per tenere il dentiere all'epoca. Quindi veniva usato soltanto per le riprese. Okay. Adesso con le nuovi metodi di cementazione non c'è più questo problema. Ok, quindi diciamo che durano anche tutta la vita. Sì, uno non prende colpi, ovviamente, rimangono tutta la vita. Ok, nel caso in cui poi uno invece volesse toglierle, può farlo anche quello tranquillamente? Si può togliere senza problemi, viene poggiato sopra un laser, una puntina che riscalda il cemento sotto, e c'è il distacco della faccetta. Quindi per il paziente non c'è nessun discomfort, nulla. Ok, e ovviamente il dente sotto, che poi è il nostro dente naturale, sarà come era prima? Il dente rimane come era prima, non c'è nessun rischio. Ovviamente è sconsigliato in pazienti che hanno altri tipi invece di patologie, come il bruxismo, quelli che chiudono, che di notte serrano tanto, è sconsigliato perché vanno a fare tanta pressione. Oppure in pazienti che hanno rapporti di chiusura della bocca in testa a testa, quindi il margine incisale dei denti sopra tocca con il margine incisale dei denti sotto. È un trauma che ovviamente le faccette non vogliono subire. Assolutamente, quindi diciamo che per tutte quelle che sono le tipologie di dentatura normali. Esattamente. Quindi che non hanno patologie, si può applicare questo tipo di faccine, di faccette, scusami. Allora, volevo chiederti un'altra cosa. Qual è diciamo l'età minima alla quale si avvicinano i vostri clienti a questo tipo di... In realtà non c'è proprio un'età minima, è quando inizi, perché... Un bambino che ha dei denti discromici, quindi con delle macchie a cui non piace, ovviamente può anche aspettare di diventare più grande. Però già quando inizi ad avere 16-17 anni, inizi a relazionarti con i tuoi amici, e magari non sorridi perché vedi questo sorriso che a te non piace, anche nelle relazioni interpersonali poi influisce. Assolutamente. Quindi chi lo deve fare lo fa senza limiti di età. Ok, allora io volevo
ricordare ai nostri ascoltatori quelli che sono i tuoi contatti anche per farti contattare per qualsiasi domanda, ovvero il numero di telefono è il 327-7382-458, la pagina Facebook è Alessio De Benedictis, la pagina Instagram che è ale_enc, l'indirizzo email che è alessiodebenedictis@gmail.com, e ricordare che tu ti trovi in via Oderisi da Gubbio 199 a Roma. Esattamente. Alessio, ti ringrazio ancora per essere stato con noi. Grazie mille anche a voi. Ringrazio anche tutti i nostri ascoltatori. Live Social torna tra pochissimo, quindi voi non andate via. Ciao.